We practice what we preach, no? Che è diciamo così, il motto dell'AFU, appunto, che ho ceduto, diciamo, la presidenza a Elisabetta perché era in assoluto la più grande sostenitrice e mi sembrava giusto che fosse lei a proseguire un po' quello che io ho iniziato più di 10 anni fa, quasi 15 anni fa. E allora io ovviamente mi aggancio a quello che ha già detto Enrico riguardo la sindrome metabolica e però parlerò in maniera un po' più specifica delle mie competenze che sono prevalentemente quelle legate appunto all'alimentazione e magari in parte anche alla considerazione della composizione corporea, non prendendo in considerazione solo il grasso ma anche il muscolo, che spesso è anch'esso, non è semplicemente, così come il grasso si dice che non è diciamo così solo un tessuto con valenze estetiche ma è anzi anche un organo funzionale, anche il muscolo non ha solo valenze diciamo di tipo meccanico deputate al movimento, ma nemmeno di tipo estetico, pensiamo alla costruzione muscolare finalizzata ad avere un bel fisico, ma in realtà anche il muscolo è un organo e quindi bisogna tenerne in conto senza dubbio. Ovviamente nel momento in cui noi quindi prendiamo in considerazione l'alimentazione, nella sindrome metabolica che abbiamo già visto essere prevalentemente legata a un aumento di grasso, ovviamente il fine deve essere quello di dimagrire, di perdere quel grasso, però non solo, perché abbiamo già visto quanto la sindrome metabolica e quanto soprattutto il grasso viscerale è legato a un aumento dell'infiammazione, perché appunto produce molecole, cioè queste famose citochine infiammatorie. E quindi l'alimentazione deve essere anche un'alimentazione che abbia una finalità disinfiammante, quindi fondamentalmente bisogna tenere conto di tutte queste componenti, sia quelle finalizzate al dimagrimento ma anche quello alla disinfiammazione. Abbiamo già visto come fondamentalmente, anche se diciamo le cause sottese alla sindrome metabolica devono ancora essere completamente definite, ma ormai l'orientamento è che assolutamente l'aspetto più importante è quello legato all'insulino resistenza, che normalmente deriva da un aumentato grasso viscerale legato a una maggiore obesità a livello addominale. Questa insulino resistenza è causa tendenzialmente, se non immediatamente, ma a breve termine, a medio termine, di un'iperglicemia, iperglicemia che poi favorisce fenomeni infiammatori a se stessa, fenomeni di aumento dello stress ossidativo che portano poi a ipertensioni, dislipidemie, aterosclerosi. Questo è uno schemino che fa vedere un po' come praticamente il punto di partenza fondamentalmente deriva dagli stili di vita, cioè quindi la sindrome metabolica più che mai è una patologia, possiamo dire, del mondo occidentale legata soprattutto a degli stili di vita scorretti, che sono soprattutto un'alimentazione eccessiva e potremmo anche già dire prevalentemente squilibrata nei confronti dei carboidrati e una attività di tipo sedentario, cioè scarsa attività fisica. Poi possiamo inserire anche insieme a questi due elementi chiavi anche un terzo fattore molto importante oggi, che è quello dello stress. Cioè queste situazioni, si aggiunge anche lo stress legato ai ritmi vorticosi normalmente a cui noi siamo soggetti nella vita normale, ma oggi anche se siamo costretti in casa e non abbiamo più questi ritmi vorticosi abbiamo altre situazioni che generano stress, come un'informazione un po' di tipo terroristico, come l'incertezza del futuro e quindi la paura di quello che accadrà, che generano situazioni di ansia, di stress, che producono ormoni come il cortisolo, che vedremo poi come essere coinvolti proprio nell'eziopatogenesi della sindrome metabolica. Comunque, sia l'iperalimentazione, sia la scarsa attività fisica, sia lo stress che produce il cortisolo, che è appunto un ormone iperglicemizzante, aumentano la glicemia e aumentano anche una maggior
diciamo così, quantità di acidi grassi liberi circolanti. E tutto questo causa praticamente un aumento di uno stress ossidativo, perché appunto la glicemia alta aumenta lo stress ossidativo, gli acidi grassi circolanti altrettanto. Questo aumento dello stress ossidativo si ripercuote un po' in tutto il corpo. Quindi si ripercuote, abbiamo visto, già sul tessuto adiposo, infiammandolo e in più rendendolo, diciamo, più facilmente anche in grado di non, diciamo, produrre energia ATP insufficienza, dato che si crea una situazione di ipossia che facilmente si traduce in una situazione appunto di produzione di cataboliti, come anche, soprattutto a parte del muscolo, anche di acido lattico, eccetera. E appunto anche il muscolo risente di questa situazione e tende a sviluppare anche il muscolo insulino resistenza. Stress ossidativo che si ripercuote anche a livello delle cellule endoteliali, dove soprattutto a causa di una disfunzione mitocondriale praticamente si verifica quella cosiddetta disfunzione endoteliale che poi è alla base dell'aumento delle malattie di tipo cardiovascolare, collegate appunto, tra l'altro, alla sindrome metabolica. Stress ossidativo che poi colpisce direttamente anche le cellule beta del pancreas e quindi alterando la secrezione di insulina e di conseguenza abbiamo una tendenza all'iperglicemia postprandiale, soprattutto in fase iniziale. Quindi in fase iniziale noi possiamo non trovare la glicemia alta, per esempio, al mattino a digiuno, ma se invece magari facciamo un test del glucosio, di carico di glucosio postprandiale, troviamo dei livelli di glicemia particolarmente alti e magari anche dei livelli di insulina particolarmente alti che già indicano un'insulino resistenza. Quindi bisognerebbe, quando si può sospettare una sindrome metabolica, bisognerebbe non solo misurare la glicemia, ma fare questi test, cioè appunto la glicemia postprandiale e misurare anche l'insulina. E si crea così un circolo vizioso, perché in questa maniera, nel momento in cui c'è l'insulino resistenza, poi la glicemia si alza ancora di più, sia dopo i pranzi che poi dopo anche in maniera cronica, e aumenta lo stress ossidativo. E quindi, come vedete, ci siamo infilati in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Già Enrico appunto ha detto come ormai si è visto che in effetti la sindrome metabolica è, diciamo, un fattore aggiunto di rischio, diciamo, di eventi avversi in caso di infezione Covid. Ebbene, non per voler dire, l'avevo detto già, però io già e subito all'inizio, quando subito si era visto l'aumento di questi casi di infezioni di Covid, relazionandomi anche con miei colleghi che lavoravano in queste unità, anche vedendo un po' le immagini che facevano vedere di queste persone che erano nei reparti di terapia intensiva, mi ero accorto che fondamentalmente erano tutte in persone che avevano un livello elevato di grasso a livello addominale. Cioè, e quindi fondamentalmente avevo, diciamo, subito pensato che si potesse essere una correlazione con l'aumento del grasso viscerale. Tra l'altro, in persone di una certa età, nelle quali, appunto, oltre che una situazione già di immunosenescenza legata all'età, dove appunto già la funzione del timo è ridotta proprio a causa, diciamo, dell'età, e l'immunosenescenza è una delle cause ritenute, diciamo così, come fattori promoventi l'aging, insieme a tante altre, come i radicali liberi, la glicazione, cioè data dagli eccessi di zuccheri. Sono tante teorie, ma in realtà sono tutti questi fattori che agiscono contemporaneamente. Ma praticamente noi dobbiamo rendere conto che gli anziani sono particolarmente fragili, perché in realtà, oltre a essere magari sovrappeso, ma con un sovrappeso specifico magari a livello proprio addominale viscerale, tendenzialmente sono anche sarcopenici, cioè hanno anche
una limitata, diciamo così, quantità di massa muscolare, di muscolo, proprio perché il muscolo scheletrico è proprio uno dei primi distretti a essere colpiti dall'infiammazione causata dalla sindrome metabolica, perché praticamente questi in soggetti, magari quelli magari anche più predisposti, c'è appunto una alterazione che agisce a livello proprio della funzione della lipasi lipoproteica, che altera l'ossidazione degli acidi grassi, che a loro volta modulano in senso negativo l'azione dell'insulina, che si ripercuote in maniera negativa sulla funzionalità a livello muscolare. E di conseguenza, praticamente, questa situazione di insulinoresistenza ovviamente fa sì che vengano rilasciati invece a livello del grasso viscerale una maggior quantità di acidi grassi liberi, e praticamente questi acidi grassi liberi sono quelli che poi, circolando nel sangue e arrivando fondamentalmente a livello del fegato, sono quelli che facilmente causano la steatosi epatica non alcolica, che è quasi sempre associata all'aumento di grasso viscerale nell'omento. Quindi noi in realtà in questi soggetti abbiamo un aumento di grasso viscerale che riguarda il peritoneo, cioè l'omento, quello che appunto normalmente consideriamo grasso viscerale per antonomasia, ma anche del grasso, cioè nel fegato, quindi il cosiddetto fegato grasso, ma anche l'aumento di grasso nel muscolo. Cioè c'è un aumento dei lipidi intramuscolare che hanno in questo caso non si sente. Un attimo solo, che Massimo è sparito da, cioè è lì, ma Massimo non ti sentiamo. Massimo. Un attimo solo che guardiamo un po' cosa sta accadendo, è uscito, è rientrato. Pronto? Chi è questo? Massimo Spattini, ecco. Ok, Massimo, ci sei? Buongiorno, sì. No, Spattini, no, Massimo. Ah, Massimo. Ecco. Massimo Spattini? No. Ecco, adesso sì, vai. Ti abbiamo perso per 2 o 3 minuti. Massimo, eccolo, ti abbiamo perso 2 o 3 minuti, vai, adesso puoi iniziare, vai. Sì, chiedevo dove, a che punto era arrivato come slide. Così sulla slide prima, bravo, qua, vai. Questa? Sì. Vabbè. Ok. Per piacere i microfoni. Scusami. Adesso è tutto bene, vedo bene. Va bene, stiamo verificando se è tutto a posto per non ci sia il problema. Purtroppo, Giorgio, come ti ho detto, sì, lo so. Ecco, eravamo lì, steatosi epatica. Steatosi epatica, va bene. Ok, stavo dicendo, la steatosi epatica, fondamentalmente steatosi epatica non alcolica,
che quella, diciamo, cosiddetta primitiva è legato proprio a una situazione di obesità, di sindrome metabolica, diabete mellito, eccetera, o secondaria, legata più a un aspetto nutrizionale, cioè con eccesso soprattutto di consumo di carboidrati, ma anche in attività fisica, e avviene in certe situazioni anche di un'inutrizione parenterale forzata, totale, o anche quando c'è un rapido calo ponderale, perché gli acidi grassi che vengono liberati in maniera eccessiva quando c'è un eccessivo calo ponderale hanno questo effetto in realtà negativo a livello appunto del fegato, perché peggiorano l'insulino resistenza anche a livello epatico. Quindi fondamentalmente l'aumento di grasso, l'obesità, è un fattore di rischio indipendente ad altri fattori di rischio per quanto riguarda le malattie vascolari, proprio perché di per sé stesso aumenta le citochine infiammatorie, l'interleuchina 6, l'8, il TNF alfa, eccetera, anche altri ormoni come leptina, lecitina, abbiamo già visto gli acidi grassi, l'inibitore dell'attivatore del plasminogeno, il PI1, che appunto aumenta l'ipercoagulabilità a livello del sangue, quindi può favorire fattori trombotici, altrettanto l'angiotensinogeno, e di conseguenza questo rischio che è aumentato dall'obesità, però non è solo legato alla quantità di tessuto adiposo, ma è legato proprio un po' alla sua distribuzione. Difatti si è visto che è soprattutto il grasso viscerale che causa queste problematiche, quindi si può avere degli individui che sono con un peso corporeo, diciamo, nella norma, ma che hanno invece una quantità elevata di grasso viscerale a livello addominale, e quindi una distribuzione di tipo androide, quindi sono maggiormente esposti a queste complicanze vascolari, perché appunto sono esposti ad avere una maggiore infiammazione. Tanto è vero che hanno pubblicato dei lavori dove si è evidenziato che anche individui con un body mass index inferiore a 25, quindi persone fondamentalmente normo peso, però con un accumulo di grasso viscerale, potevano considerarsi affetti da sindrome metabolica. E quando c'è questa situazione di infiammazione, di sindrome metabolica, le fibre muscolari, soprattutto quelle di tipo 2A, e quelle di tipo 2A sono quelle proprio legate alla forza, quelle che sono sviluppate, diciamo, da allenamento coi pesi, per esempio, vengono distrutte e sostituite da tessuto connettivale o grasso, e appunto l'obesità sarcopenica. Ecco, questo appunto fa capire il quadro del perché, con situazioni di infezione di Covid-19, dove c'è un'infiammazione amplificata al massimo da questo virus, con questa tempesta citochinica che crea questi danni enormi, tanto è vero che si sono usati proprio dei farmaci per bloccare l'interleuchina 6, per evitare questi danni causati da un'iperinfiammazione che, non controllata dal nostro sistema immunitario, si rivolgeva contro i tessuti stessi, dando appunto, in questo caso polmonari, danneggiando i tessuti. Allora, quindi è chiaro che la ragione per la quale appunto le persone prevalentemente colpite sono persone di una certa età, che praticamente hanno già una situazione di sarcopenia e di grasso corporeo in eccesso, perché si ritiene che tra gli anziani in Italia il 25% siano affetti da obesità sarcopenica. E qua, tra l'altro, voglio spendere anche due parole per, diciamo così, cercare di capire anche un altro fattore, o almeno va indagato, secondo me è senz'altro come minimo un cofattore, poi magari ce ne possono essere altri, ma del fatto che si è visto che si ammalano, anzi che muoiono, si ammalano, ma che soprattutto muoiono, più uomini, cioè sesso maschile, che donne. E quindi si è parlato di questo, ma forse sono gli estrogeni che hanno un effetto protettivo. Non voglio entrare nel merito, perché è un discorso un po' lungo, se l'estrogeno favorisce in effetti la risposta di tipo adattativo, che porta a una risposta di tipo autoimmune tendenzialmente, e difatti le donne sono più predisposte alle malattie autoimmuni, come anche tiroiditi Hashimoto, artrite reumatoide, mentre invece l'uomo risponde più con
una risposta infiammatoria di tipo innato, che è più potente, immediata, che è proprio quella della tempesta citochinica. Però, d'altro canto, gli estrogeni nei confronti del virus hanno quasi un effetto permissivo, quindi non è che siano così protettivi dall'infezione. Quindi io direi che forse le donne si possono anche infettare forse più facilmente, ma è più facile che la facciano in maniera asintomatica o paucisintomatica. Invece l'uomo, siccome la maggior parte degli uomini nel momento ha un accumulo di grasso, ce l'ha appunto in maniera androide, quindi in maniera tale che aumenta soprattutto il grasso viscerale. Quindi questo aumento di grasso viscerale, che è senza dubbio molto più frequente nel sesso maschile piuttosto che nel sesso femminile, può essere una concausa della maggior mortalità degli uomini rispetto alle donne. E quindi questo credo che bisogna tenerne conto proprio nell'ottica anche di una prevenzione che si può attuare sia con gli stili di vita che con anche, diciamo così, un'alimentazione più specifica, un'integrazione più specifica, ma non solo prevenzione, anche diciamo un trattamento alimentare anche durante l'infezione che abbia un certo senso, e poi vedremo. Il muscolo, come dicevo prima, il muscolo è importante perché non ha solo una funzione meccanica. Per esempio si è visto proprio che in individui anziani chi ha più massa muscolare ha un numero più alto di cellule del sistema immunitario nel sangue. Quindi c'è una correlazione tra muscoli e sistema immunitario. Inoltre l'allenamento muscolare attiva proprio la produzione di miochine che hanno tendenzialmente un effetto o antinfiammatorio, o se durante un allenamento intenso c'è la produzione anche di citochine di tipo infiammatorio simili a quelle prodotte durante un'infezione, però questa produzione è a un livello inferiore e in realtà funziona come un allenamento del sistema immunitario, che quindi è abituato a regolare, a modulare questa produzione di citochine infiammatorie che avviene durante l'esercizio fisico intenso, e di conseguenza quando poi invece arrivano le citochine infiammatorie prodotte in caso di un'infezione, il nostro sistema immunitario è già più preparato, è già stato allenato dall'esercizio fisico stesso. Quindi fondamentalmente l'esercizio fisico. Chiedo un feedback, mi sentite? Pronto? Sì, sì, ti sentiamo bene, vai. Come ho sempre problemi. Sì, bene. Perfetto, vai. Bene, quindi l'esercizio fisico tutto bene. Avrà un effetto positivo sia perché rinforza il sistema immunitario, ma perché aumenta la massa muscolare, e più massa muscolare è collegata a una maggiore quantità di cellule del sistema immunitario. L'esercizio fisico diminuisce anche ovviamente la percentuale di grasso, e quindi ha un effetto sul dimagrimento, e tra l'altro ha un effetto anche sulla densità ossea, ma anche sul metabolismo dell'osso, e qui non ne parlerò, ma anche l'osso in realtà anch'esso non è semplice, non assolve solo a funzioni strutturali, ma anche l'osso in realtà è un organo, e possiamo definirlo endocrino, che produce anch'esso varie citochine, e quindi c'è un asse fondamentalmente muscolo, osso e anche tessuto adiposo molto importante per la regolazione dell'infiammazione. Per cui grasso viscerale molto importante, e diceva prima Enrico, bene, è importante poterlo misurare. Ovviamente la misurazione che si è fatta con la DEXA, la mineralogia osteocomputerizzata, eccetera, sono ovviamente quelle migliori. Con l'impedenziometro noi però possiamo avere dei dati, però bisogna vedere che impedenziometro, cioè, perché la maggior parte degli impedenziometri non è in grado di misurare, questo è il 720 perché è quello che ho io, perché sono uno dei primi a prenderlo, adesso c'è stata una progressione, credo ci sia appunto degli altri ancora più evoluti, però già questo dà dei dati notevolissimi, cioè nel senso che
questo tra l'altro è stato proprio parametrato alla DEXA ed è stato validato da istituti universitari ospedalieri tramite proprio il confronto con la DEXA. Con la tecnologia InBody, che io dispongo nel mio ambulatorio, io sono in grado di misurare il grasso viscerale e questo è fondamentale. È fondamentale comunque, anche in una logica di dieta finalizzata al dimagrimento, ma quando si vuole lavorare anche su una situazione di dismetabolismo legato alla sindrome metabolica, ancora di più. E questa è una mia... la foto di un mio risultato di qualche anno fa, dove vedete il mio livello di grasso viscerale, questo 35. Questa linea di demarcazione è quella che separa, diciamo, dal grasso di tipo fisiologico a quello patologico, perché se il grasso è superiore a 100 centimetri quadrati abbiamo una quantità di grasso che viscerale che è di tipo patologico. Quindi l'obiettivo è stare al di sotto assolutamente di quest'area. E molto interessante anche nell'ambito dell'impostazione delle diete, perché io, sapete, sono anche uno che porta avanti molto il discorso del dimagrimento localizzato, vuol dire dimagrire di più in certe aree piuttosto che altre, tramite l'allenamento, l'esercizio fisico e anche magari delle diete strutturate apposta. Il dimagrimento localizzato, ovviamente, nell'ambito dell'aspetto estetico, avviene tramite la diminuzione del grasso sottocutaneo, ok? Perché è quello che si vede fondamentalmente. E facendo le misurazioni con questo tipo di macchinario, che tra l'altro dà la distinzione tra grasso viscerale e grasso cutaneo, anche a livello distrettuale, ma però comunque anche prendendo le pliche, che ovviamente sono il sistema di misurazione più indicato per misurare il grasso sottocutaneo, mi rendo conto di come una persona si comporta dal punto di vista, diciamo, di dieta allenamento. Ovvero sia, mi trovo magari persone che si sono allenate tanto, hanno fatto veramente tanto esercizio, ma non sono state a dieta, magari trovo il grasso viscerale che è aumentato, perché è il grasso più sensibile all'insulina, e se io non sto a dieta, mangio di più, mangio più carboidrati, peggiora l'insulino resistenza, aumenta la produzione di insulina e aumenta il grasso viscerale, e però grazie all'allenamento che ha prodotto uno stimolo circolatorio tale, che invece il grasso sottocutaneo è calato. Viceversa, in persone che hanno fatto magari la dieta bene, ma non si sono allenate, quindi un metabolismo un po' lento perché non si sono allenate, hanno anche fatto la dieta, trovo comunque un grasso viscerale diminuito, perché magari hanno fatto una dieta a bassi carboidrati, quindi che anche disinfiammatorio, antiglicante, si è abbassato il grasso viscerale, e invece hanno aumentato il grasso sottocutaneo perché non si sono allenati. Quindi, per dire, con questi dati noi siamo veramente in grado di capire tante cose anche nell'ambito di come sta funzionando una dieta. Qui invece abbiamo praticamente una slide che fa vedere un individuo più o meno della stessa età che invece ha una area viscerale di 120-28 praticamente. Il problema è che quando questo grasso viscerale è così alto, presuppone appunto il fatto che ci sia anche un infiltrato di macrofagi, cioè praticamente è un tessuto che è in parte tessuto adiposo e in parte un infiltrato di macrofagi. E quindi c'è una situazione di infiammazione tra le citochine prodotte dal tessuto adiposo infiammatorie e i macrofagi che attivano l'infiammazione particolarmente elevata. Quindi diciamo che già da vari anni ci sono gli studi che tengono conto di questo rapporto massa grassa e massa magra nell'anziano. E tra l'altro riduzione della massa magra che è proprio causata dall'iperproduzione di queste citochine infiammatorie prodotte dal grasso viscerale, che quindi porta anche a una riduzione della forza fisica e quindi anche una situazione di debolezza nella persona di cosiddetta fragilità. Quindi, tra l'altro, si è visto proprio che le citochine infiammatorie, in particolare l'interleuchino 6, ma anche il tumor necrosis factor alfa, inibiscono gli effetti anabolici dell'IGF-1 e favoriscono l'apoptosi delle cellule muscolari. Cioè, che noi l'apoptosi delle cellule muscolari, sinceramente, ne faremmo a meno volentieri, ok? Quindi tutto questo genera una situazione appunto di obesità sarcopenica. Bene.
E poi ovviamente vari studi hanno dimostrato questa correlazione tra l'interleuchina 6, ma anche situazione di diminuzione dell'ematocrito, e quindi diminuzione dell'ematocrito, influenza negativa sull'emopoiesi. Quindi cosa vuol dire questo? Ulteriore ipossia, ipossigenazione, quindi astenia, stanchezza, e quindi questa debolezza associata a fragilità, anemia, proprio perché c'è questa correlazione fra infiammazione, sarcopenia e bassi livelli di emoglobina. Quindi noi a questo punto dobbiamo renderci conto che è la sindrome metabolica foriera di tantissime problematiche. Come possiamo intervenire per modulare per evitare queste problematiche? Beh, ovviamente abbiamo già detto che, siccome le cause sono fondamentalmente gli stili di vita, cioè alimentazione, attività fisica e gestione dello stress, noi dobbiamo intervenire su questi tre aspetti, fondamentalmente. Io parlerò soprattutto dell'alimentazione. Quindi, allora, quale deve essere la dieta giusta? Beh, se la causa principale è la produzione di, diciamo così, di molecole che favoriscono lo stress ossidativo, o comunque lo stress ossidativo causato appunto da queste citochine infiammatorie, quindi dall'infiammazione, allora la dieta dovrebbe essere una dieta prevalentemente infiammatoria, quindi dove dovremmo dare molto spazio soprattutto a verdure, frutta, che sono sostanze molto ricche di antiossidanti e di sostanze antinfiammatorie. D'altro canto, è molto importante anche la regolazione della glicemia, perché abbiamo visto che sono gli zuccheri che tramite l'aumento della glicemia che stimolano l'insulina, che generano l'insulino resistenza, gli zuccheri stessi che hanno un effetto infiammatorio diretto, che ha un effetto glicante. Quindi si è visto che ridurre comunque i carboidrati è una misura molto utile per curare e prevenire la sindrome metabolica. E ridurre appunto i carboidrati abbassa i livelli sia di glicemia che di insulina, abbassa i trigliceridi, aumenta il colesterolo HDL. Viceversa, se noi facciamo una dieta low fat, cioè con pochi grassi e carboidrati alti, questi risultati non li abbiamo. Anzi, abbiamo un aumento dei trigliceridi, si abbassa l'HDL e addirittura la glicemia non viene controllata. Io direi che l'approccio ovviamente corretto in realtà è agire su entrambi i fattori. Cioè ci vuole una dieta a basso contenuto e carico glicemico, con cibi a basso indice glicemico, e anche con alimenti di tipo antinfiammatorio, quindi la strada è senz'altro quella, ok? L'attività fisica è fondamentale, non la dobbiamo dimenticare, e però ne tratterà poi dopo il professor Antoniello in maniera più specifica. Un altro dato che si può dire, segnalare, è che sembra che l'alcol, un uso leggero, moderato, intorno a una, massimo due unità al giorno, che vuol dire uno o due bicchieri al giorno nell'uomo, un bicchiere basta nella donna, di vino, possibilmente rosso, ha un effetto di prevenzione della sindrome metabolica, anche di riduzione appunto delle problematiche di tipo cardiovascolare, in quanto aumenta i livelli di HDL e riduce quelli dell'LDL, e sembra che migliori anche la sensibilità insulinica. Ovviamente consumare di più peggiora la situazione, pensate ai bevitori di birra con la belly beer, che sarebbe la pancia appunto da birra, che è quindi classico esempio di una sindrome metabolica da eccesso di alcol. Il vino può esercitare questo effetto positivo tramite vari meccanismi. Uno, per esempio, è dimostrato che praticamente il vino ha un effetto di aumentare la concentrazione di omega 3, cioè nel senso che attiva la delta 6 saturasi, quell'enzima che trasforma l'acido alfa-linoleico in cosiddetti omega 3, cioè gli EPA fondamentalmente, ok? L'acido eicosapentaenoico. Quindi uno è questo. Un altro effetto positivo del vino può essere quello che il resveratrolo, che è contenuto soprattutto nel vino rosso, in realtà esercita una sorta di effetto prebiotico, perché si è visto assolutamente che è in grado di modulare, diciamo, il rapporto, per esempio, tra i Bacteroides e i Firmicutes, aumentando i Bacteroides che hanno, diciamo, un effetto positivo proprio per quanto riguarda la sindrome metabolica, comunque migliorando e modificando la flora batterica intestinale tramite questo effetto tipo prebiotico,
diminuiscono la produzione appunto di TMAO, che è la dimetilamino etilamina, che è quella TMAO, che è quella sostanza che favorisce invece le malattie cardiovascolari, che deriva dalla degradazione della carnitina e della colina da una flora batterica, per esempio, dove invece prevalgono i firmicutes. Quindi, modulando anche la produzione di questa sostanza, il vino ha un effetto protettivo. Un altro effetto protettivo del vino, che tra l'altro ho letto, stanno anche studiando a Napoli, proprio come, diciamo così, terapia nel caso del Covid, è che il resveratrolo in vitro ha dimostrato avere un effetto antivirale, soprattutto nei confronti del SARS-CoV. E quindi lo stanno verificando, se ovviamente non tanto bere vino, perché bisogna bere quantità eccessive, ma magari delle molecole elaborate di resveratrolo, magari rese ancora più disponibili, più attive, potrebbe avere un effetto. Quindi probabilmente il vino nella dieta mediterranea ha un po' anche questa componente. Non parlo dell'olio di oliva, fondamentale, perché sia sono degli acidi grassi monoinsaturi che hanno un effetto positivo sulla sensibilità insulinica, ma in più ci sono delle sostanze come l'oleuperina che hanno uno specifico effetto antinfiammatorio e ricco anche di vitamina E, che è ovviamente una vitamina antiossidante. Quindi, fondamentalmente, mangiare meno carboidrati è la cosa più importante. Ci sono tanti approcci dietologici dove dicono bisogna abbassare i carboidrati, i grassi non ci sono problemi, mangiamo pure tutti i grassi che vogliamo, sono stati in parte sdoganati anche i grassi saturi, però direi che in questa situazione i grassi, siccome ci sono vari studi scientifici che dimostrano che i grassi saturi aumentano la resistenza insulinica, allora secondo me i grassi saturi possiamo tenerli relativamente alti se facciamo di una dieta dove non abbiamo carboidrati, tipo una chetogenica, quindi lì l'insulina la zeriamo, quindi non è un grosso problema in quel momento. Nel momento in cui facciamo solo una low carb, come una dieta magari mediterranea a basso contenuto di carboidrati, senza dubbio i grassi, io preferirei orientarmi sui grassi monoinsaturi, cioè olio di oliva, frutta secca, e poliinsaturi come quelli appunto presenti nei pesci grassi, salmone, possibilmente selvaggio, o il nostro pesce azzurro. Ovviamente molto importanti sono anche le fibre, perché le fibre regolano il controllo glicemico, rallentando l'ingresso del glucosio nel sangue, e in più funzionano anche da, soprattutto quelle solubili, da prebiotici, quindi, e di conseguenza migliorano il microbiota intestinale, che abbiamo visto essere strettamente collegato alla sindrome metabolica. Una dieta ricca di fibre, povera di sodio, che è abbastanza proteica, povera anche di grassi saturi, è fondamentalmente una dieta, quella del paleolitico, perché ovviamente anche nel momento in cui si mangiano grassi animali, si consiglia di mangiare la carne grass feed, cioè non quello di allevamento, quindi il grasso, l'animale grass feed, che allevato al pascolo mangia l'erba, è esso stesso più ricco di acidi grassi insaturi e meno saturi, e dare invece molto spazio appunto a ortaggi, bacche, frutta secca, e pesce, eccetera. Ci sono studi che dimostrano una maggiore efficacia sull'impatto glicemico e sul dimagrimento di una dieta paleolitica rispetto alla dieta mediterranea, però io dico che la dieta mediterranea, che fa parte delle nostre tradizioni alimentari, se aggiustata, cosa vuol dire? Vuol dire abbassando un po' la percentuale di carboidrati. La dieta mediterranea classica ormai è intorno al 50, le linee guida danno circa un 50-55% di carboidrati, piuttosto che un 25-30% di grassi e un 15-20% di proteine. Io mi orienterei su una quantità di carboidrati non superiore al 40%, diciamo dal 30 al 40% di carboidrati, però mantenendo quei principi base della dieta mediterranea, che fondamentalmente sono appunto un apporto importante di verdura, frutta, legumi, quindi fibre, olio di oliva, pesce, eccetera, e perché no anche un po' di vino. Come dicevo prima, lo stress verrà trattato poi successivamente da Elisabetta Bernardini, quindi dobbiamo evitare lo stress e cercare di modularlo, si possono prendere anche degli integratori in merito. Ma entrando in maniera specifica per quanto riguarda l'alimentazione,
in un soggetto insulino resistente, allora come ci dobbiamo comportare? Bene, abbiamo visto che dobbiamo aumentare le fibre, possibilmente assumere più grassi buoni a favore di quelli cattivi, e lo stesso per i carboidrati, scegliere carboidrati buoni a favore di quelli cattivi, e limitare comunque la quantità di carboidrati in genere. Poi è corretto anche utilizzare degli integratori che migliorino la risposta praticamente all'insulina a livello cellulare, cioè che fanno sì che praticamente migliori la sensibilità insulinica, come il cromo, l'acido lipoico, il magnesio, la berberina, il vanadio, l'omega 3. L'alimentazione, come dicevo prima, deve essere un'alimentazione dove i carboidrati sono ridotti, quindi alla base ci vuole un'alimentazione proteica, ricca di verdure, soprattutto quelle fibrose, appunto ricche di fibre con pochi carboidrati, poi cereali integrali, legumi, non in grandi quantità, perché altrimenti saliamo con l'apporto sempre di carboidrati, e lo stesso dicasi per la frutta, olio di oliva, eventualmente latticini magri per il discorso dei grassi saturi, però diciamo che se noi ci procuriamo una buona ricotta da un allevatore che conosciamo, piuttosto che, non mi preoccuperei, preferirei piuttosto un allenamento genuino, piuttosto che allenamenti tipo industriale dove vengono tolti i grassi e quindi magari c'è comunque un certo tipo di lavorazione. Olio di oliva, assolutamente, almeno 30 grammi al giorno, si è visto essere in grado di diminuire le problematiche legate alla sindrome metabolica. Frutta secca, in quantità inferiore alla verdura midacea, qua le patate per esempio, o le carote stesse se le consumiamo soprattutto cotte, che ne possiamo consumare di più, nella misura in cui sono cotte rispetto a sono crude, in più tra l'altro la cottura aumenta l'indice glicemico, cioè la capacità di assorbire velocemente il glucosio, e invece limitare le carni rosse, perché comunque portano più acido arachidonico e quindi diciamo sono più infiammatorie, soprattutto se non sono di grass feed, cioè allevate all'aperto, e in proprio ridurre possibilmente al minimo i dolci, perché tra l'altro i dolci sono un concentrato di grassi saturi, cioè burro, zucchero e sale, che sono tutti elementi che peggiorano la sensibilità insulinica, quindi proprio i dolci bisogna limitarli, ma attenzione, anche la pasta, che sembrerebbe dover essere alla base della nostra dieta mediterranea, in realtà non è così. La pasta ha un carico glicemico molto forte, quindi va ridotta, e se va assunta comunque dobbiamo prendere una pasta di tipo integrale. Viceversa, ho visto che in questo periodo qui è aumentato in maniera esponenziale la vendita della farina tipo 00. La farina tipo 00 è praticamente uguale allo zucchero, cioè, e quindi stiamo andando in una direzione sbagliata. È aumentato anche il consumo di zucchero, forse perché la gente in casa, a scopo di antidepressivo, si fa appunto più dolci. Non so fino a che punto questo può essere un bene. E quindi anche il riso bianco, soprattutto il riso, diciamo così, non integrale, ha un indice glicemico che è ancora più alto di quello della pasta, e quindi va limitato. Se si usa il riso è meglio usare del riso integrale, il riso nero, il riso selvaggio, o al limite il riso basmati, che in effetti ha un indice glicemico più basso. Studi hanno dimostrato, per esempio, che anche solo, diciamo, assumendo una quantità maggiore di fibre, praticamente la dieta ricca di fibre ha diminuito la curva della glicemia e la concentrazione dell'insulina dal 10 la glicemia per cento, del 12% la concentrazione di insulina. E la dieta ricca di fibre ha ridotto anche il colesterolo plasmatico del 6,7%, i trigliceridi del 10,2%, la concentrazione del colesterolo LDL del 12,5%, quindi solo aver aumentato le fibre, non aver stesse calorie isocalorica, stessa quantità di carboidrati, solo dando più fibre. Addirittura dando un pane integrale rispetto al pane bianco, quindi aumentando di 30 grammi di fibre solubili al giorno, perché l'avevano inserito nel pane, già in 72 ore la sensibilità insulinica era migliorata. Quindi
vediamo come anche selezionando una certa tipologia di grassi, se noi assumiamo invece grassi saturi, la sensibilità insulinica peggiora del 10%. Se invece assumiamo i grassi monoinsaturi, questo non avviene. Quindi, noi se dobbiamo agire sulla regolazione, sulla gestione dei carboidrati, dobbiamo agire sia sulla quantità dei carboidrati, e a questo punto, dato che le proteine devono essere quelle che noi stabiliamo in base al peso corporeo fondamentalmente, e quindi gli altri macronutrienti che devono completare l'intake calorico, noi ci dobbiamo giocare tra carboidrati e grassi. Quindi se noi diminuiamo i carboidrati per colmare quel gap calorico, dobbiamo sostituirli con dei grassi che non danno nessuna risposta glicemica particolare, perché non alzano la glicemia e non stimolano l'insulina. Ovviamente abbiamo visto meglio i grassi insaturi. E per quanto riguarda i carboidrati, possibilmente dobbiamo, anzi non possibilmente, dobbiamo cambiare anche la qualità dei carboidrati. Cioè dobbiamo assumere quei carboidrati a basso indice glicemico. Ovviamente è tutta una questione di buonsenso, cioè non è che adesso noi non possiamo mangiare 5 chicchi d'uva o una mezza banana perché c'è un indice glicemico alto, perché ci deve essere sempre un equilibrio tra carico e indice glicemico. Cioè voglio dire, anche il cocomero ha un indice glicemico altissimo, ma un carico glicemico bassissimo. In 100 grammi di cocomero ci sono 4 grammi di zuccheri, quindi se io mangio una fettina di cocomero non crea un grande danno. Quindi bisogna sempre usare il buon senso nelle cose quando si vuole seguire determinate indicazioni. Quindi ridurre sia il carico glicemico, glycemic load, che l'indice glicemico, cioè glycemic index. Innanzitutto bisogna anche considerare la stimolazione dell'insulina, come avviene. Per esempio, noi sappiamo che i carboidrati stimolano l'insulina, ma se noi ai carboidrati aggiungiamo dei grassi, diminuisce la stimolazione dell'insulina. Ma se noi aggiungiamo una piccola dose di proteine, pensate agli spaghetti col sugo di carne, per dire, e vedete, siccome anche le proteine, grazie agli aminoacidi, hanno un effetto di stimolo dell'insulina, noi addirittura abbiamo un maggior stimolo dell'insulina. Quindi, se noi invece vogliamo diminuire lo stimolo dell'insulina, noi dobbiamo, semmai, fare una quantità limitata di carboidrati e più alta di proteine. Cioè, ok, quindi una low carb, dove ci sta magari un po' di carboidrati, che può essere un pugnetto di riso integrale, o una fetta di pane integrale, insieme a una porzione discreta di proteine. Questo è verdure in quantità, che dovrebbero, nel cosiddetto piatto di Howard, rappresentare la metà del piatto intero. Diciamo che questo monopiatto è quello in grado di gestire meglio la glicemia, stimolando di meno anche l'insulina, quindi di creare meno insulino resistenza e di diminuirla qualora ci fosse. Quindi i nutrienti che abbiamo visto essere in grado di modulare l'insulino resistenza sono appunto il cromo. Si può arrivare, quando uno è insulino resistente, anche a praticamente un milligrammo al giorno, cioè 1000 microgrammi. Normalmente un dosaggio di prevenzione è anche solo di 200 microgrammi, se c'è già l'insulino resistenza, fino anche a 1000 microgrammi. Cromo che è utilizzato da sempre in Germania proprio per la terapia del diabete tipo 2. La vitamina D, anch'essa fondamentale per la gestione del metabolismo glucidico e anche dell'insulino resistenza, da 2000 a 4000 unità, il magnesio 200-400 mg, il coenzima Q10 da 100 a 200 mg e l'acido lipoico che ha funzione antiossidante, antiglicante, chelazione dei metalli pesanti, ma appunto una delle sue principali funzioni è proprio quello di essere ipoglicemizzanti e di appunto migliorare la sensibilità insulinica. Quindi dosaggi che vanno dai 600 anche ai 1000 mg, tra l'altro molto utile insieme alla vitamina B12 qualora ci sia anche una neuropatia periferica in caso di diabete.
però comunque molto utile per migliorare la sensibilità insulinica. Altri, diciamo, micronutrienti, gli omega 3, questo pentenocrido cosaesanoico, che migliorano la sensibilità insulinica oltre che avere un effetto antinfiammatorio, quindi quando, se noi ci troviamo con situazione di infiammazione alta, di trigliceridi alti, anche 3 grammi al giorno, altrimenti un dosaggio di così prevenzione solo 1 grammo. Il vanadio 1-2 mg, però il vanadio insomma è un minerale un po' tossico, quindi ultimamente si tende a usare di meno. La biotina 4-8 mg e anche gli antiossidanti, che comunque sono cofunzionali alla regolazione appunto del metabolismo glucidico, e soprattutto la vitamina C, lo zinco e il selenio. Fitonutrienti, anche il tè verde ha un effetto ipoglicemizzante, 200 mg o più al giorno, che valgono circa 4-5 tazze di tè verde al giorno. La cannella è considerato assolutamente una spezia, è considerata avere un effetto ipoglicemizzante notevolissimo, quindi 1 grammo al giorno, 1 grammo anche a ogni pasto, in grado proprio di diminuire la risposta glicemica di ogni pasto. Il fieno greco, 1 grammo al giorno, anche altre sostanze come la ginneme, la cocinia grandis, l'aloe, il panax ginseng, migliorano l'insulino resistenza. E la berberina. La berberina si è visto che 500 mg presi 2 volte al giorno, ma soprattutto nello studio 2 volte al giorno, ha un effetto simile alla stessa assunzione, allo stesso dosaggio, 500 mg 2 volte al giorno, di metformina. Questi integratori hanno uno specifico effetto a livello appunto di regolazione della glicemia. Però in un individuo che ha la sindrome metabolica, che ce l'ha già, ha anche una situazione di infiammazione, quindi diciamo che modulare la glicemia senza dubbio è molto importante a scopo preventivo per evitare che venga la sindrome metabolica. Se anche c'è la sindrome metabolica, ovviamente tutti questi integratori favoriscono, diciamo, l'inversione del problema. Però una persona che ha già la sindrome metabolica tende ad avere già anche uno stato di infiammazione. E di conseguenza è bene agire anche su questo fattore di infiammazione. E soprattutto, se noi abbiamo una situazione di infiammazione, noi dobbiamo tenere molto a cura la funzionalità del nostro fegato. Perché il nostro fegato, se c'è una situazione di infiammazione, è sottoposto a un super lavoro per metabolizzare, per eliminare tutte quelle metaboliti tossici che si verificano in caso di un'infiammazione. E quindi noi dobbiamo supportare il nostro fegato, che abbiamo visto tendere facilmente ad andare in steatosi, anche perché è soggetto esso stesso a insulino resistenza, anche perché esso stesso soggetto a uno stress ossidativo causato appunto dall'infiammazione. E allora è giusto utilizzare delle sostanze che hanno un effetto specifico di sostegno per il fegato. E una di queste, particolarmente indicata proprio per, diciamo, la steatosi epatica, è la solfoadenosilmetionina, perché praticamente si è visto che in individui che hanno la steatosi epatica si hanno, soprattutto a livello mitocondriale, perché di base c'è sempre una disfunzione mitocondriale, una scarsa produzione di glutatione, ok? Che porta a un alterato rapporto tra quegli acidi grassi che costituiscono le membrane mitocondriali, cioè la fosfatidilcolina e la fosfatidiletanolamina, con prevalenza della fosfatidilcolina sulla fosfatidiletanolamina. Quindi, cioè diminuisce il rapporto, quindi diminuisce fondamentalmente la fosfatidilcolina in caso di deficit di glutatione a livello mitocondriale. Quindi poter ricostituire a livello mitocondriale il glutatione diventa un elemento importante di protezione del fegato. E la solfoadenosilmetionina assolve proprio a questo compito di
essere un precursore della formazione del glutatione, funzionando ancora di più del glutatione stesso, perché diciamo che il glutatione ha magari problematiche a livello assorbimento, ha problematiche diciamo a livello poi utilizzo diretto, a livello magari ingresso a livello mitocondriale, invece la solfatidilmenotina arriva molto più facilmente e contribuisce all'aumentata formazione di glutatione a livello del mitocondrio. Ovviamente anche in questo caso è bene scegliere formulazioni ad alta biodisponibilità. Sappiamo che Cellfruit fa un prodotto Same, che è appunto uno spray sublinguale, e di conseguenza ormai è dimostrato che l'assorbimento sublinguale, in tantissimi casi, se non quasi sempre, ha una biodisponibilità paragonabile, se non quasi addirittura superiore in certi casi, a quella endovenosa, però ovviamente con una maggior semplicità e praticità. Un altro integratore importante è praticamente la carnitina, e la carnitina è particolarmente importante perché aumenta appunto il trasporto degli acidi grassi a livello del mitocondrio per aumentare l'ossidazione e per la produzione di energia. Però la carnitina in realtà ha proprio un effetto anche antinfiammatorio, perché inibisce l'NFK-beta, cioè che è praticamente la molecola infiammatoria per eccellenza. Quindi la carnitina ha un effetto antiossidante e antinfiammatorio, e in più supporta in maniera specifica la funzionalità mitocondriale. Un'altra sostanza molto utile è il metilsulfonilmetano o MSM, perché possiede proprietà antinfiammatorie anch'esso, perché anch'esso inibisce l'NFKB. In più è un donatore di gruppi sulfidrilici e di conseguenza diventa anch'esso un precursore del glutatione, oltre ad essere una molecola antiossidante. Anche in questo caso Cellfood ha l'MSM spray sublinguale, quindi ha grandissimo, diciamo, assorbimento come biodisponibilità. Per quanto riguarda la carnitina, Cellfood fa il Diet Switch, che è, diciamo così, carnitina abbinata fondamentalmente all'acido idrossicitrico, che ha un effetto sia di modulazione dell'appetito, ma anche di diminuzione della sintesi dei trigliceridi a partire dai carboidrati. Quindi anche questo un effetto positivo per quanto riguarda, diciamo così, diminuire la possibilità di aumentare il grasso in seguito all'assunzione di carboidrati, che però vanno limitati. Non confidiamo troppo in questi integratori, però posso, in questo caso specifico, ci può essere l'effetto sinergico anche di questo integratore nel diminuire la trasformazione dei carboidrati in trigliceridi, cosa che invece avviene al massimo proprio quando c'è la sindrome metabolica. Poi cercherò di essere veloce perché dovrei finire a mezzogiorno, però un po' prima, perché dovrei lasciare spazio a un mio caro amico. Quindi velocissimo a questo punto. Volevo accennare un discorso che mi è caro, quello della cronobiologia, perché noi dobbiamo sapere che l'alimentazione è correlata al sistema endocrino, ai sistemi enzimatici, al sistema nervoso, sono tutti fra di loro correlati. Quindi di conseguenza, per esempio, se noi assumiamo carboidrati nella dieta, aumenta il trittofano nel cervello, aumenta la serotonina e la serotonina dice stop ai carboidrati. È un sistema di feedback regolatorio che ha un suo senso. Se invece aumentiamo le proteine, aumenta la tirosina, aumenta l'adrenalina, l'adrenalina inibisce l'assunzione di proteine. Quindi in questo senso. Ci sono vari studi che dimostrano come nell'ambito della distribuzione circadiana dei cibi, certi presupposti che sono considerati dei dogmi, come quello che alla sera non bisogna mangiare i carboidrati per dimagrire, non sono invece corretti. Per esempio, in uno studio qua pubblicato sul European Journal of Nutrition del 2013, l'assunzione di carboidrati a pranzo e proteine alla sera portava uno squilibrio della regolazione degli zuccheri e quindi a uno squilibrio della glicemia. Poi un altro studio diceva come mangiare anche a orari fuori dal normale praticamente alterava il ritmo circadiano. In questo caso donne, guardiamo bene, donne
il gruppo di late eating, cioè che mangiava più tardi, invece, aveva un problema di peggior tolleranza glucidica e anche aumento del cortisolo, eccetera, eccetera. Un altro studio, praticamente, dice, uno studio brasiliano dice che mangiare carboidrati durante il giorno e proteine alla sera disturba la regolazione della glicemia, cosa che non avviene consumando le proteine al giorno e i carboidrati alla sera. Allora, la cronomorfodieta, che è l'approccio dietologico che io propongo per dimagrire a persone che hanno delle problematiche di accumulo di grasso, diciamo, particolare, per quanto riguarda l'obesità di tipo androide, che è quella che abbiamo visto oggi, legata all'aumento del grasso viscerale, è ad aumento associata un'ipratità del sistema cortico surrenalico, quindi hanno più cortisolo. Il cortisolo noi sappiamo che è prevalentemente alto al mattino, al ritmo circadiano, per cui alto al mattino, e poi scende per raggiungere il minimo alla sera tardi. Quindi, praticamente, noi tra l'altro sappiamo che quelli che hanno il cortisolo alto, mettete nella sindrome di Cushing, che è una malattia che, per cui in caso di un tumore o surrenalico o ipofisario producono molto o direttamente cortisolo o ACTH che stimolano il cortisolo, abbiamo appunto un accumulo di grasso soprattutto nell'area centrale. E difatti gli aspetti della sindrome metabolica assomigliano molto alla sindrome di Cushing. Tra l'altro il cortisolo è legato all'obesità perché nel tessuto adiposo viscerale c'è l'enzima 11-steroide beta-idrogenasi che converte il cortisone attivo in cortisolo attivo. E quindi aumenta ulteriormente l'accumulo di grasso a livello addominale. È un circolo praticamente vizioso. Cioè noi abbiamo cortisolo alto, aumenta il grasso viscerale, aumentando il grasso viscerale produco ancora più cortisolo. Quindi se noi abbiamo già il cortisolo alto, tendenzialmente al mattino, perché siamo dei soggetti di questo genere ipercortisolemici, facciamo una colazione ricca di carboidrati, noi avremo un picco di glicemia con un picco di insulina, ingrasseremo ancora di più. Invece in questo caso, e tra l'altro qui è uno studio che è stato fatto in Israele, dove sono stati presi per 6 mesi dei poliziotti brasiliani obesi con body mass index superiore a 30, uomini, e hanno fatto una dieta per 6 mesi, 2 gruppi, una dieta di circa 1300 calorie, quindi dimagrante, ipocalorica, e un gruppo consumava il 70-80% dei carboidrati della dieta tutti alla sera, invece l'altro gruppo li consumava distribuiti durante il giorno nei 3 pasti, ebbene si è visto che il gruppo che assumeva i carboidrati alla sera aumentava la adiponectina, che è una citochina antinfiammatoria, migliorava la sensibilità insulinica, migliorava il colesterolo totale che si abbassava l'LDL e si alzava l'HDL, e in più c'era una maggior perdita di grasso viscerale e diminuivano i marchi infiammatori come la proteina PCR, l'interleuchina 6 e il fattore tumor necrosis alfa. Quindi vedete come in questi soggetti assolutamente era più indicato fare una dieta in cui i carboidrati erano spostati alla sera. Digiuno intermittente oggi va molto di moda e si è visto che il digiuno intermittente è in grado di diminuire la glicemia, migliorare la sensibilità insulinica, la pressione arteriosa e anche lo stress ossidativo, anche se non si perde peso. Tendenzialmente il digiuno intermittente che va più di moda è quello time restricted feeding, cioè il fatto di mangiare solo in 8 ore e digiunare per 16. In uno studio dove si è visto early time restricted feeding, cioè praticamente finendo di consumare l'ultimo pasto alle 2 del pomeriggio e saltando la cena, si è visto ottimi risultati. Però si sono visti anche dei buoni risultati nel restrictive feeding invece nel late time restricted feeding, cioè dove praticamente si riduce il tempo di assunzione nelle 8 ore che sono comprese da il pranzo alla cena, quindi si salta la colazione fondamentalmente, ok? Bene, l'approccio del digiuno intermittente comunque ha dimostrato migliorare l'insulino resistenza, migliorare l'infiammazione, migliorare la salute cardiovascolare, tutta una serie di risultati positivi. Mia esperienza è che negli individui androidi che rientrano in quella categoria che ho visto prima, che si trovavano meglio assumendo più carboidrati alla sera vuol dire comunque alle 8, entro le 9 di sera, non a mezzanotte, perché mangiare troppo tardi alla sera
fa male comunque per tutta una serie di motivi, anche disregolazione della melatonina, l'apparato gastrointestinale non è più preparato a digerire i cibi. Però in questi soggetti, dato che hanno già il cortisolo alto al mattino, questi soggetti hanno una miglior compresa, si trovano molto meglio a fare il digiuno intermittente, che diventa più sostenibile, saltando la colazione. Cioè non fanno la colazione, tanto hanno la glicemia regolata, tenuta a un certo livello dal cortisolo, quindi non corrono il rischio di andare in ipoglicemia, e invece riescono poi a dormire meglio la sera, perché mangiando i carboidrati la sera c'è l'aumento della produzione della serotonina, che abbiamo visto, è il precursore della melatonina. Quindi serotonina rilassante, melatonina favorisce il sonno. E quindi loro si trovano molto meglio con un approccio di questo genere. Ho già provato con tanti miei pazienti, gli ultimi 2 minuti, 5 minuti, qualche cenno di nutrizione, invece per un individuo che ha già, diciamo, l'infezione Covid-19 e magari finisce in terapia intensiva. Purtroppo, bisogna rendersi conto delle problematiche. Se abbiamo visto che la sindrome metabolica, lo squilibrio glicemico è alla base, se noi andiamo in terapia intensiva e magari ai pazienti viene data la classica alimentazione con le fette biscottate e la marmellata, il tè, cioè peggioriamo ulteriormente le problematiche, perché aumentiamo ancora l'infezione data dall'aumentata glicemia, aumentiamo la glicazione, peggioriamo la situazione. Quindi sappiamo che dobbiamo nutrirli, perché ovviamente tendono ad andare in catabolismo, ma adesso l'alimentazione congrua, possibilmente di certo non un'alimentazione iperglicemizzante. E siccome questi individui che arrivano sono già, come abbiamo visto prima, prevalentemente persone anziane che hanno già un'obesità sarcopenica, con una massa muscolare bassa e invece in proporzione molto più grasso, se questi mi perdono ancora tanto muscolo mentre sono in terapia intensiva, avremo delle grosse problematiche subito e poi anche dopo, in fase di recupero. E si è visto che questi individui possono perdere fino a 1 chilo di massa muscolare al giorno in terapia intensiva. Questo è un approccio che viene utilizzato dall'ospedale, dalla terapia intensiva dell'ospedale Jardines Valley, tra l'altro in collaborazione con un istituto che studia proprio il discorso dell'attività fisica e risposta muscolare, soprattutto negli anziani. Quindi, nella fase acuta, bisogna alzare le proteine, perché le proteine sono fondamentali. E la malattia acuta, come dicevo prima, è come se fosse un allenamento super intenso che produce un sacco di infiammazione e che ha un effetto catabolico. Abbiamo visto come queste citochine infiammatorie distruggono il muscolo. E quindi noi dobbiamo dare più proteine per mantenerlo, questo muscolo, almeno 1,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, per cercare di inibire un po' questa disgregazione muscolare. Ovviamente anche vitamine, oligoelementi, eccetera. Poi, in fase post-acuta, questi individui comunque hanno perso la massa muscolare, sia per l'allettamento, sia per la tipologia di alimentazione parenterale, che ovviamente non può essere ideale. Subito dopo, bisogna ulteriormente aumentare l'apporto proteico, almeno 1,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Monitorare la composizione corporea, dovuta alla perdita di massa muscolare, possibilmente con il BIA, questo ospedale usava appunto l'InBody, perché permetteva di monitorare anche il grasso viscerale, molto importante. E poi, quando si torna nel reparto di degenza, diciamo di cura normale, allora a questo punto, siccome non c'è più l'alimentazione parenterale, dove tu puoi calcolare esattamente quello che mangia, è più difficile monitorare quello che mangia, allora bisogna cercare invece di seguire queste persone e far sì che addirittura arrivino a consumare almeno 1,5-2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Quindi magari aggiungere delle bevande ricche di proteine, quali soprattutto? Sono consigliate le proteine del siero. Le proteine del siero, perché hanno tra l'altro un altissimo valore biologico, sono ricche di cisteina, che è un precursore tra l'altro del glutatione, e hanno anche delle sostanze come lattoferrina che modulano il sistema immunitario. Comunque le proteine del siero sono senz'altro quelle consigliate, sono proprio quelle che vengono utilizzate in questo caso. E poi però dobbiamo sapere che a lungo termine ci aspetta un tempo lungo, a volte addirittura anche un anno dopo le dimissioni. Quindi qua diventa importantissimo sempre l'alimentazione e anche l'esercizio fisico. L'esercizio fisico dovrà essere prevalentemente basato contro l'esistenza, cioè coi pesi, perché dobbiamo recuperare il muscolo, perché il muscolo diventa importantissimo, perché tra l'altro la perdita di forza in un individuo anziano è uno dei marker, di indicatori maggiormente predittivi per il rischio di morte. Quindi capite come qui bisogna lavorare assolutamente.
E ovviamente molta attenzione all'alimentazione, perché questa perdita di olfatto gusto, che tende a durare per parecchio tempo anche dopo la guarigione, porta a mangiare meno e quindi bisogna stare particolarmente attenti. Bene, ho finito esattamente 10 minuti prima per dare spazio al mio caro amico Walter Nudo, che è un nuovo addetto della medicina funzionale, nel senso che gli ho regalato il mio libro, che è questo che vedete qui pubblicizzato. Noi oggi siamo tutti relatori e anche coautori di questo libro di Guida Medicina Funzionale, che credo sia veramente una sorta di Bibbia per chi si vuole avvicinare a questo approccio della medicina. Basta, non perdo altro tempo, altrimenti sforo. Massimo, grazie di cuore, grazie di cuore.